stronger. Buonasera, ben ritrovati amici della Domenica Sportiva di Rete 8, puntata ricca di contenuti con tanto Abruzzo che oggi si è fatto valere. Intanto buonasera e buon lavoro a Andrea Berardinelli alla telecamera, buonasera e buon lavoro a Dino D'Angelo in regia, ben ritrovato al nostro Gabriele De Bari. Ben ritrovato a te dopo la parentesi del giro, sei domani, andato, domani riparto. Domani riparto. Poi però ritornerai domenica? No, domenica no. Sarò con il buon Valentino Sciotti. Buonasera Valentino. Quindi ciao. Niente giovedì e niente domenica. E niente domenica, sarò con Valentino però Sciotti. Però il 2 giorno della chiusura possiamo ci annunciare. Sarò. Ci sarò. Sarai tu a chiudere. Sì, adesso parliamo della Domenica Sportiva. Ciao Valentino, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Questa sera grande ciclismo con la vittoria di Giulio Ciccone con l'Intermarché. Wanti, Zabu che rappresenti, che ha fatto, sta facendo un giro strepitoso con la stella di Biniam Girmay, che poi purtroppo è stato costretto ad andare a casa. Intanto buonasera a Gianni Tuosto, direttore dell'Aquila, che questo pomeriggio ha vinto, l'abbiamo fatto in diretta noi di Rete 8, lo spareggio di eccellenza finale dei playoff contro il Giulianova. Grazie Gianni Tuosto. Grazie a voi, buonasera. E non può mancare con me per commentare questa partita e per spiegarci poi il proseguo del cammino dell'Aquila l'amico e collega Lorenzo Valeriani. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Gabriele De Bari molto contento per la vittoria dello scudetto del Milan, gli facciamo i complimenti, finalmente grazie. Avete vinto, complimenti Gabriele. Lorenzo Valeriani contento perché ha fatto una foto con il suo idolo Francesco Totti venerdì al padel, noi siamo tutti contenti perché... Però aspetto mercoledì io. Aspetti mercoledì? Sì. Perché mercoledì che c'è? C'è la finale della Coppa. Perché conta pure quello. Dai Gabriele, non cominciare. Io ma contento di poco. Ma spiegaci come ha vinto Giulio Ciccone una tappa in maniera Ciccone spettacolare. Ha vinto una tappa perché... Era nettamente il più da grande campione. Mi hai chiesto una cosa, mi fai parlare? Prego. Allora, Ciccone ha vinto grazie al fatto che era fuori classifica, l'hanno fatto andare in fuga, in quel gruppetto di Carlea, di tranne uno che è un mezzo sconosciuto, ha vinto perché era il più forte. Però... Questo non cambia il giudizio che abbiamo su Ciccone, che doveva essere l'uomo del giro, sarà l'uomo che può vincere uno o due tappe, che è la sua dimensione, noi gliela riconosciamo, ma non è un uomo che può vincere il Giro d'Italia, come te, come tanti, e io lo continuo a dire e ci riproveremo sì, tra un anno. Sei veramente fuori da ogni classifica. Mi fa piacere essere fuori da ogni classifica, però poi... Che vuoi fare? Tu sai quanto io sono amico con Giulio, no? Lo sai, io non sapevo. Amicizia, no, io non sapevo. È un danno per lui. No, ma io no, sì, Dani sì, sono altri. Io non sapevo che aveva avuto il Covid dopo la Tirreno Adriatico. Lui c'ha sempre le scuse. C'ha sempre le scuse. Valentino mi aiuti. Per non essere un uomo. Non è un uomo da corse a tappe. Lo ha dimostrato quest'anno e te lo confermerà ancora. Potrà vincere delle tappe, e questo gli rimane perché è un ottimo corridore, ma non potrà vincere il giro come noi pensavamo, anzi io ne ero quasi convinto che potesse arrivare sul podio, mi avevi quasi convinto, invece abbiamo avuto delusione su delusione per quanto riguarda la classifica, per quanto riguarda le corse di un giorno è uno che può dire la sua perché sulle montagne deve essere... competitivo, anche se qualche volta non lo è stato. Sì, però sai, che tu hai nell'ultimo mese che devi preparare il giro, hai prima febbre, la bronchite, poi il Covid, va bene. Ma solo lui c'ha le scuse, dai. Ma non è che solo lui, sì, Lopez è andato a casa. Un anno fa ci ha avuto le scuse. È caduto. E ci ha avuto i problemi, poi poteva continuare e non ha continuato. Quest'anno ci ha avuto le scuse. Ogni anno lui, prima di fare il passo... Sì, ma vogliamo commentare una vittoria, non a criticare ogni volta per partito preso. Credo che sia una grande impresa. Noi analizziamo il personaggio. Sì, ma oggi ha fatto una grande impresa. Oggi ha fatto una grande gara. Perché una persona che attacca con quei numeri in salita vuol dire che è un grande corridore. Punto. Valentino Sciotti. Io effettivamente la penso un po' in modo un po' diverso da Gabriele. Quindi la pensi come me? Sì, per me assolutamente Giulio è in grado di vincere un grande giro. Sappiamo tutti che non è facile perché quest'anno... Tolto Pogacar, il Giro d'Italia forse aveva un cast migliore del Tour, e poi se lui non stava bene si è visto chiaramente perché il Giulio che abbiamo visto al Blockhouse e il Giulio che abbiamo visto ieri non è il Giulio che noi conosciamo. Però vedrete spiegare come si fa da ieri che non stai bene a oggi a vincere. Te lo spiego subito. Te lo spiega Valentino. Quando sei fuori classifica... Non hai l'interesse, ma no, una gara tirata come ieri, non hai l'interesse di finirti, perché oramai quando esci fuori classifica è un solo pensiero, cercare di vincere una tappa. Ma lui esce sempre fuori classifica. Ma non è vero, guarda che l'anno scorso è rimasto in classifica. L'anno scorso è caduto, se no stava in classifica
dopo che già c'erano state le tappe veramente dure, importanti, e Giulia avrebbe finito il giro tranquillamente nei 5. Non ti voglio dire lo vince o non lo vince, ma nei 5 stava lì, non è che lo dice la classifica. Questo è fatto. A 3 toppe dalla fine era quinto. Cioè, mica lo devo inventare io, stava lì. Prima dello Zoncolan, prima delle tappe di vere, era quinto. Poi no, no, dopo lo Zoncolan è arrivato con i primi. Dopo tante tappe vere. Lo Zoncolan era con i primi. Lo Zoncolan non è arrivato con i primi. Come no? Come no? Vai a rivedere la classifica. Che mi devi dire? Lo so a memoria. Vai a rivedere la classifica. Vai a rivedere la classifica. Voi fate i mali di Ciccone. Quelli che la pensano come voi, che continuano a dire che può vincere un giro, un grande giro, che è un campione, fanno il male di Ciccone. E questo prima o poi lo capirà pure lui. Ma cosa gli manca a Ciccone per vincere gli il manca giro? La testa. Non è un corridore adatto a vincere il grande giro. Non ti ha mai dato l'illusione di vincere. Cioè l'anno scorso, vincerà. Secondo te, si è buttato per terra? No, si è buttato, è caduto. E quello può capitare, capita a tanti. Però lui è sempre un problema che io... Attanaglia, o è una malattia, o è una caduta, cioè, alla Tirrena Adriatica non è stato presente assolutamente. Cioè, ma non guardare queste gare qua. No, il campione va guardato sempre, perché il campione quando non vince si piazza, arriva tra i protagonisti. Ma l'anno scorso lui è arrivato nel finale a Cortina, stava ancora quinto in classifica. Lo vedremo nei prossimi con anni. Con una grande gamba, cioè se stai coi primi a quei livelli non puoi essere quello che dici tu. Il corridore da vincere alla gara di un giorno, guarda che domani, dopodomani c'è riposo. Può saltare Nibali come può saltare Pozzovivo, come può saltare chiunque altro, ma non per quello non sono corridori da corsa a tappe. Ma ha mai vinto una corsa a tappe? Perché se stanno lì oggi vuol dire che sono bravi. Ha mai vinto una corsa a tappe Pozzovivo? Senti, ma guarda che il calcio è diverso dal ciclismo. No, lo so che è diverso. Il ciclismo partono 200 e vince uno. Ma nel negli anni giocano due negli e vince anni, uno. Ma negli anni poi anche. Posso dire, manco su un poglio del Giro d'Italia che sta pur essendo stato un regolarista, ma non ha mai vinto niente. Noi l'unico che ha vinto è Nibali. Madonna. L'unico che ha vinto. Porca miseria, ad avercene di Nibali. Nibali una vuelta, un tour. L'ho visto vincere. Cioè, ha fatto una ventina di pochi. Sorridono il direttore Tuosto e Lorenzo Valeriani, tra un po' chiaramente ampio spazio alla vittoria dell'Aquila nella partita dei play-off contro il Giulianova. Io volevo capire un po' con Valentino Sciotti come Giulio Ciccone ha vinto questa tappa, perché c'è stata una fuga di 27, ma Giulio Ciccone quando accelerava andava via su tutti, Buitrago, Hugh Carty, che è stato sul podio alla Vuelta, quindi non è che parliamo dell'ultimo arrivato. Lo stesso Rui Costa che è un campione del mondo, quindi comunque Giulio ha dato una dimostrazione di grandissima superiorità. No, quando io ho ascoltato l'intervista, Gabriele dice che il rapporto può fare danni e tutto, nonostante io non ho problemi a dirlo, ho un'amicizia con Giulio Ciccone, io non sapevo che aveva avuto il Covid e credo che il Covid e la bronchite nella settimana precedente al Giro d'Italia credo che non faccia piacere a un corridore. Ma poi il Covid anche non è che ha un decorso standard, ogni persona lo risente in un modo diverso. Noi abbiamo l'altra squadra, la Israel, e non hanno partecipato neanche al Giro delle Fiandre perché non erano in grado di mettere insieme una squadra, erano tutti malati. Alla Parigi-Nizza abbiamo visto che sono arrivati in 40, erano tutti malati. Questo è un anno un po' particolare. E ci sta che il fisico, quando è tirato al massimo per preparare il grande evento, può cedere. Ora io sinceramente credo che Giulio possa vincere un grande giro o comunque andarci vicino, però ha tempo per dimostrarcelo, anche se ha 28 anni, ha ancora 5 anni per correre ad alto livello. Assolutamente, anche perché Caruso il primo podio al grande giro l'ha fatto l'anno scorso, che ne ha 32, scherzi. 33. Io vedo che un Giro d'Italia disegnato come questo qua, senza il cronometro, mi sembrava quasi di essere nel 62, certo, vero, quando nel 62 non c'è una tappa a cronometro e vinse il Bamamion 2 anni consecutivi senza vincere una tappa, non si ripeterà più. Hai ragione. E allora hai buttato via un'altra grande occasione, dico io. Allora ti manca qualcosa per essere quel corridore che tutti auspicavano o volevano o sognavano? Ma non l'ha buttata via, è che non stava bene. Non stava bene. Io vi dico, uno che non sta bene ieri, che sta male ieri, oggi non fa quella gara che ha fatto. Gabriele Hindley l'anno scorso la smuoveva la bici? No.
se tu non stai bene, non la smuovi, non è così semplice. Cioè, non è che il corpo umano è una macchina, gira la chiave. D'accordo, ma non è che da un giorno all'altro diventi un fenomeno da un giorno prima che, non, che prendi 10 minuti. Ma lui è un piccolo fenomeno. Ma no, poi lì ci sta l'intelligenza di chi si lascia sfilare, si riposa un attimino la gamba, così il giorno dopo può io fare quella scritto colazione. Sul giornale di oggi. Io vi dico che nell'ambiente ciclistico del Giro, prima erano convinti di Ciccone possibile vincitore, anch'io lo ammetto, o meno sul podio, adesso molti hanno cambiato idea. Ma tu te l'aspettavi un Nibali che faceva ciò che ha fatto ieri? Io no. Ma ieri ha avuto una grande, vedi che c'è orgoglio. Il giorno che va, il giorno sì, no, che ma non va, andato, finora è andato quasi sempre, nei limiti suoi, con gli anni che ha, con il logorio fisico che ha, è andato quasi sempre bene Nibali. Io non è che mi posso aspettare che Nibali faccia quello che ha fatto Ciccone oggi. Non allora, più. Io prima di andare ad ascoltare Giulio Ciccone faccio il primo giro con i nostri ospiti per il calcio, il direttore Gianni Tuosto, poi abbiamo l'intervista proprio realizzata in Mix Zone, ringrazio Paolo Barbieri, ufficio stampa della Trek Segafredo che ce l'ha inviata. Vado da Gianni Tuosto, direttore dell'Aquila, e dall'amico e collega Lorenzo Valeriani per andare a commentare questa vittoria meritata per quanto visto nel primo tempo. C'è stata una sola squadra in campo dell'Aquila contro il Giulianova, poi nella ripresa il Giulianova vi ha dato del filo da torcere, ma il risultato mi sembrava acquisito, direttore. Allora, una piccola parentesi sulla giornata di oggi, voglio ringraziare la tifoseria del Giulianova e la società del Giulianova per lo striscione sul piccolo Tommaso. È stato un minuto di silenzio, di raccoglimento molto toccante, quindi voglio ringraziare tutti e vogliamo come società dell'Aquila essere vicini alla famiglia del piccolo Tommaso. Assolutamente. E quindi ancora un sentito ringraziamento alla grande società del Giulianova che in tutta la giornata di oggi non posso che apprezzare. Per quanto riguarda la partita, è stata una partita da noi giocata molto bene nel primo tempo. Dovevamo provare a vincere, abbiamo fatto il primo tempo che mister Loré credo abbia sognato stanotte, perché è riuscito a mettere in essere tutto ciò che ha provato durante la settimana, ma Giulianova nel secondo tempo con tanto orgoglio, organizzazione, perché è allenata anche molto molto bene, ha dei grandi giocatori e degli ottimi giovani, è venuta fuori, ci ha dato filo da torcere, ma secondo me non c'è mai stata anche nel secondo tempo la sensazione che alla fine la potesse ribaltare. Forse solo all'inizio secondo tempo, Lorenzo, quando colpo di testa ravvicinato da due passi e terminato alto sopra la traversa. Sì, lì si sono spente le speranze dei giuliesi secondo me, perché quando non riesci a tramutare in gol un'azione del genere vuol dire che la giornata storta e la giornata no. Sono d'accordo col direttore quando dice che è stata una gara, soprattutto nel primo tempo, sognata da mister Loré, perché l'Aquila ha fatto quello che doveva fare, è partita subito con il piede sull'acceleratore, ha sbloccato il punteggio dopo appena 4 minuti e poi sul 2-0 ha gestito con tanta esperienza tattica e non solo quella che era una partita ormai segnata, ma anche sotto l'aspetto mentale ho visto una grande differenza che ha deciso la gara, tanti interventi puliti, quelli del Giulianova mi sembravano molto nervosi, alla fine gara meritata, passaggio del turno meritato, però non dobbiamo dimenticare, e qui va dato merito ovviamente all'Aquila che ha battuto il Giulianova, delle potenzialità di un Giulianova che era partito a fari spenti e alla fine ha chiuso secondo in classifica. Oh, io chiedo a Dino, se è possibile, Dino, rientriamo in studio, di farci vedere l'episodio del calcio di rigore, perché qui poi vado a chiedere anche conforto a Gabriele De Bari, che oggi sul ciclismo è sempre arrabbiato, ma forse sul calcio è contento, visto che il suo Milan ha meritatamente vinto il campionato. Chiederò anche all'amico Valentino Sciotti e Gianni Tuosto, che di parte però credo che sia oggettivo. Quando sulle immagini, la curva del Giulianova era molto bella, piena, erano un migliaio, dell'Aquila erano circa 700-800, quindi diciamo bello spettacolo di pubblico. Sì, le curve erano piene, bello spettacolo di pubblico. Questa è la curva dell'Aquila,
e la curva del Giulianova. Tra l'altro voglio fare anche io i miei personali complimenti, perché hanno esposto uno striscione dedicato al piccolo Tommaso, e quindi la tifoseria giallorossa va fatto veramente un grande applauso, come naturalmente a quella dell'Aquila. Tra pochissimo andiamo a rivedere l'episodio del calcio di rigore, perché questa è la curva del Giulianova. Guarda, Gabriele. No, bene sapere un derby senza incidenti. Ma tu l'avevi anche detto, no? In occasione di Giulianova Mezzano, sì, quello che era lo stadio Fadini. Perché in occasione del calcio di rigore ci sono state le proteste da parte del Giulianova. Io in tempo reale ho detto calcio di rigore evidente, poi riguardando le immagini c'è stato il tocco che ha anticipato il contatto con Page. Ma io credo che il direttore di gara abbia punito la veemenza e l'intervento anche pericoloso ai danni del giocatore rossoblu. Io resto della mia idea, per me quello è calcio di rigore, tra pochissimo lo andremo a rivedere, però chiedo chiaramente il giudizio, che è quello che conta di più, perché la mia opinione conta poco. No, il giudizio degli arbitri contava di più. Voi siete gli ospiti e quindi adesso ce lo potete ridire. Allora, questa è l'azione del calcio di rigore, tra un po' lo rivedremo anche al rallentatore. Il tocco sul pallone c'è stato, però credo che sia da punire anche l'intervento scomposto in tackle scivolato. Gabriele, sembra rigore, però sai, il giudizio che dai al momento dal campo può essere diverso da quello che diamo noi seduti. Rivediamolo guardando... con rallenti, vai Gabriele, guarda. Questo è il tentativo, l'intervento è comunque sul pallone, ma è per gamba è alta per me questo intervento. Prende il piede, per esempio. Sì, ma poi prende prima il pallone, ma poi travolge il piede di Page. Per me questo è calcio di rigore, c'è anche il provvedimento disciplinare, secondo me, su questo intervento. Ammonito. Non l'ha ammonito, ma secondo me è da provvedimento disciplinare, perché l'intervento... Sempre rigore, sì. Valentino Sciotti? Visto così, assolutamente sì, dall'idea del rigore. Direttore Tuosto? Io anche dalla tribuna ho avuto subito la sensazione che fosse rigore. No, ma poi guarda, adesso arrivo da te, Lorenzo. Rivediamolo un'ultima volta, Dino, perché si vede proprio bene nel replay. Lo rivediamo per l'ultima volta. Ecco, questo è il rallenti che ci mostra Dino D'Angelo. È vero che il giocatore in maglia giallo-rossa anticipa quello in maglia rosso-blu, però poi guardate, travolge piede da dietro. Secondo me è calcio. Bisogna vedere però se la palla viene toccata. No, viene toccata prima. Però poi se travolge il piede il regolamento parla chiaro, Gabriele. Lorenzo Valeriani. Certo, ti dispiace, chi lo subisce... Ad azione e a velocità normale sembrava anche a me calcio di rigore. Io ripeto, rivedendo al rallenti, mi sembra netto l'anticipo sul pallone. No, ma quello nessuno lo mette in dubbio. Sì, assolutamente. Poi, ovviamente, il giocatore nello slancio travolge il giocatore dell'Aquila. Il regolamento parla chiaro. Sì. Il regolamento parla chiaro. Cioè, il rammarico che avendo toccato prima il pallone potevi essere un po' meno precipitoso. Però anche nel calcio, non me ne vogliano l'Aquila e Giulianova, che conta in Serie A o in Europa, ce ne sono stati tanti di interventi sul pallone, ma poi anche con provvedimento disciplinare. La dinamica fa pensare proprio ad una decisione corretta da parte del direttore di gara. Questo è il primo giro sulla partita dell'Aquila. Volevo chiedere al direttore Tuosto quanto vi peseranno ora nel prossimo turno contro una squadra sarda che ha vinto a sorpresa oggi. Ha vinto 1-0 contro l'Ossese a Come sorpresa. Come si chiama la squadra? Non ricordo. Taloro Gavoi. Di dov'è? Provincia di Nuoro. Taloro Gavoi in provincia esattamente di Nuoro. Al centro della Sardegna, ed è complicato arrivarci. E non avrete Peic e Carbonelli. Insomma, sono due assenze pesanti. Allora, ci vantiamo di avere una rosa comunque molto completa, quindi ogni giocatore è fondamentale per noi, ma la rosa appunto è molto lunga. Abbiamo comunque Loviso che rientrerà in gruppo al 100%, ovviamente è sempre meglio avere il problema di fare scelte che non avere scelte obbligate. Quindi diciamo Loviso e Mantini sono i sostituti? O anche Loviso sceglierà il mister? No, i nomi sono questi. Credo di sì, che bene o male a centrocampo saranno loro, però ripeto, il mister ha abituato anche a sorprenderci in positivo, quindi chi di noi avrebbe mai pensato Massetti terzino destro? Lorenzo Valeriani che Massetti pensa che può fare il tutta fascia, che secondo pensa me, come qualsiasi... soluzione con queste assenze? Io credo che fondamentale sia studiare l'avversario, perché non lo conosciamo, e quindi vedere che tipo di sistema di gioco adotterà in queste due gare, e poi di conseguenza apportare le dovute modifiche. Certo, Carbonelli è un giocatore importantissimo, perché l'esperimento da centrale ha dato buoni frutti, però secondo me, come diceva il direttore, la rosa rossoblu è una rosa importante,
e con tutto il rispetto, però qui giustamente tocchiamo ferro, perché lo dicevo anche col Città di Isernia, tra l'eccellenza abruzzese e quella sarda, per me c'è differenza a favore nostro. Torneremo... Però con Città di Isernia sono stato smentito. Eh sì, siamo stati smentiti, esatto, un po' tutti. Com'è andata poi Isernia? Io ho perso un po' le tracce. Noi abbiamo perso 1-0. No, quello lo so, com'è andata con Isernia poi nella fase nazionale della Coppa? No, è uscita poi subito con l'Ossese. Esatto, sì, uscita con l'Ossese subito dopo. Però l'Aquila non stava bene come adesso, diciamo così. No, perché venivamo da un tour de force, giocavamo ogni 3 giorni, per quanto la rosa sia lunga, comunque è complicato giocare ogni 3 giorni ad altissimo livello. Io ho un'altra motivazione, poi la dirò. La puoi dire subito. No, secondo me è andata un po' con la testa spenta a quell'incontro, forse pensando tutto facile, invece oggi con una mentalità diversa ha aggredito subito l'avversario e si è andata a prendere questa finale playoff. Non sono d'accordissimo, perché noi poi al ritorno abbiamo vinto, sì, 1-0 in casa, nonostante abbiamo fatto un'ottima partita, quindi l'Isernia comunque è risultato un avversario ostico anche in casa nostra, dovevamo già giocato con l'Avezzano, sì, quindi la testa era diciamo full immersion sulla partita dell'Isernia, eppure l'Isernia ci ha tenuto testa, quindi non esistono più le squadre cuscinetto, hanno giocato il loro calcio, hanno fatto le barricate, ma ci sono riusciti bene, poi purtroppo alla lotteria dei rigori ci è andata contro. Possono vincere un po' tutti. Però ogni 3 giorni giocare per noi è stato duro e complicato. Chiudo qui questa prima finestra sull'Aquila, dopo torneremo chiaramente con il direttore Tuosto e con Lorenzo Valeriani. Prima della pausa pubblicitaria volevo tornare da Valentino Sciotti, poi ci andremo a sentire Giulio Ciccone e torneremo sul grande successo di un campione abruzzese come Giulio Ciccone, così adesso si riarrabbia Gabriele De Vai. No, io non mi arrabbio, vi lascio dire quello che volete. Perché volevo capire un po' da Valentino Sciotti. I campioni io li ho visti, li ho conosciuti, li ho seguiti, ci ho lavorato insieme e sono stati altri. Però, in chiave abruzzese per me è un grande campione. In chiave abruzzese sì, ci sono 2 corridori. Beh, dopo effettivamente, dopo Taccone e Danilo, viene lui. Beh, c'è stato Fantini, 8 tappe in Giro d'Italia, sì, perché sì, fa parte di un passaggio di giro. Sì. Sì. No, no, assolutamente, scherzi. Con la Intermarché, di cui sei sponsor, quest'anno doppietta, quindi World Tour con la Israel, Chris Froome e la Intermarché, si è partiti un po' sotto traccia, inizio anno, però poi avete tirato fuori fiori di campioni. 5º posto attuale in classifica di Domenico Pozzovivo, ma un grande Biniam Girmay che ha vinto la Gambe Belgium, ha vinto la tappa partita da Pescara, quindi ti ha fatto anche un bel regalo Pescara-Iesi, poi quel tappo dello Champagne che lo ha costretto a tornare a casa. Chi è Biniam Girmay? Ragazzo, è un talento immenso, perciò Luci l'ha portato in Europa alla scuola di ciclismo che hanno in Svizzera, gli hanno fatto fare le categorie giovanili dove il suo talento l'ha potuto affinare correndo con atleti europei, non appena avuto l'opportunità ha dimostrato chi è. Secondo me non è secondo a Van Aert e Van Der Poel. Lo ha dimostrato siamo a questo lì. Giro, no? Su questo sei d'accordo? Una volta Gabriele. Avanti, una volta dietro, forte, ma stiamo lì. Grande, grande forza, veloce, testardo, caparbio, un corridore che sa di essere forte e non, accetta la sfida faccia a faccia, quello mi è piaciuto molto. Soprattutto a differenza di tanti velocisti, quali Cavendish, De Marro, Caleb Ewan, in salita tiene e tiene bene. Non è però un velocista che vince non è un velocista da volata di gruppo, però arriva lì. Sì. Pensavamo non fosse un velocista, poi però quando c'è stato da fare le volate... Stava lì, Stava sempre lì. Ha vinto la Grande Bavaglia con gente veloce. Tra l'altro, veloce. Però dico anche qui al giro, quando c'erano quelle volate di non gruppo... Non si tirava indietro. Lui stava là davanti a sbracciare con tutti. Ora tra un po' la vedremo l'immagine. Pur non avendo un treno dedicato, perché la squadra era più organizzata per la classifica. Si può sempre fare, se dimostra, conferma queste doti, si può sempre mettere il treno. Ma assolutamente. No. L'unico problema è che la squadra è venuta qui con degli scalatori importanti per supportare Pozzovivo. Aveva Hirt, aveva Terramae che è arrivato terzo sull'Etna, è stato fino all'Abruzzo terzo in classifica, cioè aveva altri obiettivi. Tra l'altro Hirt... Lui è la grande novità del Giro, perché... Lui è la grande novità del ciclismo mondiale, vabbè, del Giro, me. Sì, visto che sta in Giro, noi abbiamo scoperto un nuovo mondo, abbiamo scoperto il mondo africano, che è un mondo, secondo me, potenzialmente straordinario, perché basta andarci... Chi è capace a pescare, pensa che ne troverà altri
di corridori. Di talenti ce ne sono tanti. Il problema è che se tu corri sempre lì, la tua differenza si vede subito, non sei stimolato a tirare tutta la gara. Se invece fai le categorie giovanili, lui ha aperto la finestra su un nuovo mondo. E noi ne dobbiamo prendere atto. Vabbè, questo è stato vice campione del mondo Under 23, è un talento vero. Sarà uno dei favoriti per i mondiali in Australia. Nel senso, come l'avete scoperto questo talento, Valentino? Allora, guarda, il ragazzo è stato presentato da Johnny Alex Carrera, che è sulla ricerca dei talenti, sono veramente bravi. Anche prima. E poi è andato alla Delco, scelta molto intelligente, così non ha avuto nessuna pressione. Quando l'anno scorso la Delco ha avuto problema, immediatamente l'Intermarché ci ha creduto, l'ha preso, gli ha fatto subito 3 anni di contratto, quindi... è una squadra che ha fiuto. Guarda Valentino, ti interrompo, Sciotti, perché stiamo vedendo proprio il momento. Il momento. Qui già era partito il tappo dello champagne, eccolo, guarda, ecco adesso si vede. In questo momento Ghirmay stappa lo champagne, siamo a Iesi, guardate, guardate cosa succede. Stappa lo champagne e gli finisce il tappo dentro l'occhio. Fa la premiazione sofferente, poi addirittura perde la dopo perde la vista e è costretto ad andare in ospedale. E che cosa è successo poi ai vostri medici? Lui ha fatto 2 ore che non vedeva assolutamente nulla e poi c'era rischio il giorno dopo di farlo correre assolutamente, e quindi il medico della squadra, proprio perché è un grande talento, lo vogliono proteggere a tutti i livelli. Proprio perché è un grande talento, probabilmente noi fanno fare il Tour de France. Perché è troppo giovane, è un ragazzo troppo giovane, non vogliono sfruttarlo. E poi ci credono anche in ottica mondiali in Australia. Però se lo porti al Tour, va bene al Tour, cioè, fai un'esplosione di mediatica straordinaria. A cinque anni di contratto, non ci sta tutta sto stress. Aspetta. Guarda, no, rivediamo ancora, guarda Gabriele, guardate anche... Ma lì la bottiglia difettosa, guarda, il ragazzo non ha toccato il tappo, proprio non l'ha toccato. Vero, appena... Guarda. Porta il vino tuo, fai lo spumante tu. Guarda Gabriele, guarda, quello adesso può succedere a chiunque, una disgrazia. Guarda, una partita difettosa. Partito il tappo all'occhio. Però lui su un momento non ha dato, diciamo, a che vedere sto problema serio. E dopo che... si è reso conto quando non vedeva. Ma già adesso io ero lì sotto al podio, già vedevo che aveva problemi, che aveva l'occhio chiuso. Sì, sì, assolutamente sì. No, ma non vedeva con nessuno dei due occhi. Tant'è dopo, che non è venuto neanche nella mix zone a fare le interviste perché è andato d'urgenza in ospedale. Assolutamente, è andato direttamente in ospedale. Allora io mi fermo per una pausa pubblicitaria, poi torniamo con le parole che abbiamo già raccolto, l'intervista con Giulio Ciccone. Eccoci, siamo tornati. Valentino Sciotti, cosa dirai a Giulio Ciccone domani quando torni al Giro d'Italia a Salò? Beh, indubbiamente i complimenti sono d'obbligo e soprattutto gli dirò di non sentirsi soddisfatto, perché se no Gabriele ci resta male, così farà anche un regalo a Gabriele. L'accetti la maglia di Giulio? Come no, gli avevo chiesto gli occhiali ma non me li ha portati. L'ha lanciati oggi? Ho capito, ma io... tu dovevi sapere che oggi vinceva, dovevi andare a Cogni a 50 metri dall'arrivo e ti mettevi lì. No, invece una cosa, per chi crede nei corsi e nei ricorsi, no? Giro del 2019, ti ricordi Valentino, stavamo spesso insieme, Madonna di Campiglio, ti dovrebbe ricordare qualcosa questo? Sì. Il giro con Carapaz che prese la maglia rosa alla 14ª tappa a Courmayeur. Quest'anno perché Nibali sbagliò con Roglic, però no, io corsi e ricorsi sto dicendo, 14ª tappa a Courmayeur, ieri ha preso la tappa e la maglia ed era la 14ª tappa. Sai, chi crede in quell'anno il Giro arrivò all'Arena di Verona, quest'anno arriva all'Arena di Verona. Carapaz gli si sta mettendo tutto come nel 2019. Quell'anno Carapaz vinse a Courmayeur e prese la maglia. Dopo il giorno dopo, due giorni dopo, Ciccone ha vinto la tappa del Mortirolo e è arrivato in maglia azzurra a Verona. Corsi e ricorsi. Oggi è arrivato secondo il primo GPM e ha vinto l'ultimo GPM. Sì, ci sono ancora salite. Ci sono ancora tutte le salite con i punti. Se vuole correre per la maglia. Se corre per la maglia, secondo me ce la può fare tranquillamente. È vero, Carapaz aveva fatto benino una corsa, poi anche lui ha avuto dei problemi fisici. Quest'anno scatta al Burkhouse, scatta e viene ripreso. Ieri scatta e viene ripreso. Non è che prendi e vinci facile. No, però una volta che c'è un vantaggio, se uno che sta bene, che può vincere il giro, che è il numero uno, non si lascia riprendere.
Invece due volte... qui il livello è altissimo, credimi, quest'anno il livello è altissimo, è molto più alto di quando l'ha vinto l'altra però volta, gliela faranno soffrire, Bardet, il favorito. Me ecco, a proposito, voi che siete esperti di ciclismo, Bardet, che sul Blockhouse secondo me era il più forte di tutti quelli lì davanti, che ha fatto un tour of Alps eccellente vincendolo, che aveva anche una squadra forte con sì. Aresman, aveva addirittura lanciato la volata da Inese nella tappa di Reggio Emilia, da un momento all'altro mal di stomaco, sali in macchina e vai a casa. Bardet fa parte di quella categoria di corridori bravi, ottimi, che non hanno mai vinto niente in carriera, perché a parte il Tour of the Alps, che conta poco per uno che mira a vincere i tour e i giri, è uno che non, è un perdente Bardet. C'è niente da fare, lo dici la tua storia. Bardet ha fatto terzo un tour. Sì, terzo un tour e secondo al mondiale di Carapazzo. Come fanno fare quando terzo al tour? Ma Carapazzo ha fatto secondo al tour. Terzo ha fatto. Sicuro? Terzo. Ha vinto le Olimpiadi e ha fatto terzo. Non ha vinto il sì, giro. È un ottimo corridore, che sto dicendo io. Uno che vince il giro Olimpiadi non è un ottimo corridore. No, Carapazzo, no, io parlo di Bardet. Bardet è un perdente. No, dai. Lo dice la sua storia. Gianni Tuosto, non passare nel ciclismo se dovessi lasciare il calcio, perché sennò poi hai Gabriele De Bari. Sennò poi hai Gabriele De Bari, no, non è che ti sta venendo idea di... A me piace il ciclismo, io Ma non è che ti sta venendo in mente di investire nel ciclismo come Valentino Sciotti, poi ti tocca Gabriele De Bari. Troppa fatica, già stare per me 5-6 ore in macchina sarebbe troppa fatica. Però comunque Bardet è un gran corridore. È un perdente. Ma ha vinto la Liegi, ha vinto. Sì, però i francesi aspettano una vita che Bardet vinca il giro. Ma scusami un attimo Gabriele, adesso torno serio mentre vediamo la splendida azione di Giulio Ciccone. Ma secondo te i corridori bravi sono solo Merckx, Anquetil? No, i fenomeni, i campioni veri sono quelli. Capito, ma ci sono anche dei grandissimi corridori che non sono fenomeni. Cioè, non è che se... È un ottimo corridore Bardet. Non è che se Messi e Cristiano Ronaldo... È un ottimo Ronaldo, corridore Bappé, Bardet, che però ha deluso sempre i francesi. Cioè, per me che su di lui hanno puntato anni e anni. Scusami. E sono 36 anni che non vincono il Tour. Ti faccio un nome. Dybala è un grande giocatore, è un campione. Sì, un campione. Però non ha vinto praticamente nulla Dybala. Come di cose grosse, Scudetto. Bardet ha vinto la Liegi. Una corsa ha vinto. La Liegi ha vinto. Però lui è uno da corsa a tappe che in Francia hanno aspettato per anni che vincesse un Tour. Guarda, adesso ti arrivano gli occhiali, guarda Gabriele, eccoli là, guarda. Stanno lì gli occhiali, valli a prendere. Però per dirti, non è che uno è forte solo se ti chiama Ronaldo, no. È forte anche... Cioè, fa parte della come categoria si chiama di... l'attaccante tuo della Roma? No, della Roma. Abram. È forte anche Abram. Abram è un fenomeno, sì. Ho capito, ma non ha vinto niente finora. Ma perché ha appena cominciato, hai tempo. Bardet non è che ha cominciato ieri. Ha vinto la Coppa Campione col Chelsea, ovviamente. Ho capito, Mkhitaryan. Non è l'ultimo arrivato. Ha fatto minutaggio ridotto. Al primo anno in Italia, il centravanti di cui pare, ha fatto 25 gol. Primo anno in Italia. E 8 traverse. Immobile non ha ancora vinto. Capito, non ha vinto niente però. Ti ripeto, 25 gol, aspetta, è giovanissimo. Per me il ciclista bravo è anche quello che completa il giro, non so i chilometri, credo 2000 passi. Bravo, io penso che fare un'azione come quella di oggi di Giulio Ciccone, che attacca come facevano i grandi e se ne va ruota a ruota da ogni corridore, lo guarda e se ne va, vuol dire che sei talmente più forte che hai delle grandi qualità. Lo andiamo ad ascoltare, Giulio Ciccone. Una liberazione, una rinascita, un ritorno. Giulio Ciccone ci teneva da matti a lasciare almeno un segno in questo Giro d'Italia. Lo ha fatto a Cogne, quindicesima tappa, prima frazione sulle Alpi e ha vinto alla sua maniera, staccando tutti. La debacle di domenica scorsa sul Blockhouse è messa da parte. La vittoria gli ha consentito di scalare diverse posizioni in classifica generale, ora è sedicesimo, anche se la maglia rosa Carapaz è lontanissima a oltre 15 minuti. Per Giulio è la terza vittoria di tappa in una corsa rosa. Senza dubbio questa è la vittoria più bella per me, perché la prima è arrivata super a sorpresa, ero giovane, 21 anni, prima partecipazione al Giro, quindi... è arrivata a sorpresa. La seconda, una tappa bellissima, quella del Mortirolo, però comunque era un po' nell'aria perché andavo fortissimo, ero sempre lì. Questa invece è arrivata dopo tante difficoltà, dopo tanti momenti bui fino a ieri, quindi per me è un valore in più perché ho lottato tanto per ottenerla e soprattutto mi sono sbloccato dopo tanti mesi senza vincere, quindi vale tanto per me.
ti abbiamo visto infatti scioglierti in una sorta di pianto liberatorio, più la commozione, l'emozione, la gioia, che cosa c'era in quelle lacrime? Ah, c'era un po' un insieme di tutto, perché ripeto, vincere è difficilissimo, confermarti lo è ancora di più, quindi confermarmi dopo questi brutti periodi non è stato facile, soprattutto al giro con il pubblico, perché no, con tante aspettative, insomma è difficile, però dietro quel pianto c'è un po' tutto questo. Possiamo dire, la faccio grossa ma forse neanche tanto, che oggi questo può essere un punto di ripartenza per la tua carriera anche dal punto di vista psicologico, no? L'hai detto tu, un blocco. Sì, sono stato io a dirlo e sai, negli ultimi periodi tanti hanno parlato di testa, che dovevo sbloccarmi, però ripeto, io non ero bloccato di testa, ma purtroppo ho inseguito i vari problemi fisici e fino a prima del giro appunto. Come ho già detto, sono stato fermo parecchio, sotto antibiotici, bronchite, quindi l'anno scorso fino alla 17ª tappa al giro ero, non mi ricordo, quinto o sesto in classifica, poi è arrivata la caduta, alla Vuelta uguale, quindi sai, dentro di me sapevo che non ero bloccato di testa, sapevo che ero competitivo, però non riuscivo mai a dimostrarlo perché succedeva sempre qualcosa, quindi è un po' una sorta di liberazione. Faccio un'ultima domanda, si riparte martedì, ancora tante montagne in questo giro, se fuori classifica ci farai divertire ancora? Ah, ma io sono un corridore così, anche oggi, ieri sono partito per andare in fuga e non è andata, oggi sono partito per andare in fuga, è andata e avevo le mie sensazioni, quelle solite, e ho corso alla Giulio Ciccone, attaccando, muovendomi sempre, riuscendo a fare quello che volevo fare, quindi siamo una squadra veramente competitiva qui e nelle prossime tappe, a maggior ragione adesso che è arrivato il successo di tappa, abbiamo avuto 10 giorni la maglia rosa, penso che ci divertiremo come sappiamo fare noi e perché no, sicuramente potranno arrivare altri bellissimi risultati. Valentino, mi commenti queste belle parole di Giulio? Non serve neanche commentarle perché ha trasmesso lui tutto ciò che provava e io capisco il disagio di chi cerca la prestazione, lavora come un disperato per inseguirla, ma poi il fisico ti dice che non sei pronto, non ha superato i problemi che ha avuto e quindi sta un attimino in ritardo rispetto a tutti gli altri, però non ci dimentichiamo che al giro ci sono squadre che sono arrivate per dominare il giro e non hanno fatto nulla, quindi noi si può dire nulla, cioè è andata male, avrà l'opportunità a Vuelta, se farà la Vuelta farà il tour, Giulio. Farà il tour? Ecco, allora può fare bene al tour, è un po' molto vicino al giro, però se al giro non si spende troppo per andare a cercare di migliorare quel 16° posto, perché come sta lui può entrare anche nei 10, ma non gli cambia la vita, lui deve fare un piazzamento. Secondo me importante. Giulio può fare un'altra tappa e la maglia azzurra e dà un bel senso a questo Giro d'Italia. Però poi non fa il tour bene, questo è. Se invece vuole riprovare a mettere quella maglia gialla che da sola vale molto di più di una tappa, deve andare già con un programma oramai rivolto al tour, la soddisfazione di vincere una tappa importante al giro già se l'è tolta e quindi può pensare tranquillamente a fare una super prestazione al tour. Questo poi lo vedremo chiaramente Valentino strada facendo. Prima di chiudere l'argomento ciclismo ti volevo chiedere obiettivi, ti parlo dell'Intermarché Wanty Zabu perché con la Israel anche è andato a casa Nizzolo, state facendo un giro abbastanza difficile, quindi ti chiedo, con la Intermarché Pozzovivo è lì in classifica, quinto posto, sta sorprendendo davvero tutti, ma Domenico insomma è una garanzia per il nostro ciclismo. Ghirmay, ne abbiamo parlato, vi ha regalato la vittoria nella tappa partita da Pescara con arrivo a Iesi, cosa chiedi da qui fino alla fine al giro? Ma guarda, se Pozzovivo dovesse chiudere nei 10 sarebbe un miracolo, a me mi costa pure qualcosa perché io ho messo un premio molto importante se chiude nei 10, ma sarebbe una conclusione di carriera meravigliosa, anzi sarebbe anche difficile dire io concludo qui la mia carriera perché il ragazzo ti strapperà ha tutti un altro anno di contratto. Ma non a me, guarda, quest'anno io mi sono sacrificato per lui perché ero convinto che ci avrebbe fatto fare bella figura al giro, fosse anche che il giro finisce con quello che ha fatto fino a oggi, già è una cosa meravigliosa, poi se dovesse reggere
anche l'ultima settimana sarebbe miracoloso, sai, c'ha 40 anni. Lui comunque ha, con i denti, lui... Lui ha tre anni più di Nibali, è un ragazzo che ha avuto un mare di infortuni. È una cosa pazzesca, come faccio? Non lo so. Diciamo che agli infortuni che non erano inferiori a quelli di Froome ha reagito in un modo incredibile. Froome come sta? È ancora convinto che farà un bellissimo tour. Cosa vuoi che ti dica? Su questo io non sono d'accordo, ma sono sempre ma d'accordo. Ma io non ti ho detto che sono d'accordo, io ti ho detto che lui è convinto che farà un bellissimo tour. E noi siamo convinti di rivedere, scusami Gabriele, noi siamo convinti di rivedere più volte questa scena, perché Giulio Ciccone è un grandissimo corridore, che ne dica Gabriele De Bari, per me è un campione e ci regalerà tante perle di ciclismo. Questa è la mia opinione, perché da appassionato e che pratico un po' il ciclismo capisco che per fare quelle azioni non le fa chiunque indovina la fuga, deve avere delle qualità che sono superiori, e sono convinto che come scoccherà la scintilla arriveranno anche le tre settimane senza problemi. Sei d'accordo su questo, Valentino? Nel modo più assoluto, io non ho dubbi. Chiudiamo qui la pagina del ciclismo, complimenti a Giulio Ciccone, torno da Tuosto e Valeriani per il campionato di eccellenza che si è concluso oggi, quello regionale, con la vittoria dell'Aquila che ha battuto il Giulianova. C'è la pubblicità, poi ci rivediamo insieme il servizio che abbiamo confezionato e commentiamo ancora. Siamo tornati dopo la pausa pubblicitaria, tra l'altro c'è un risultato a sorpresa in Serie A, Gabriele, perché l'Udinese sta vincendo 3-0 a Salerno. È una cosa incredibile, ma poi dice uno, fa scommesse, punti, cioè, a volte succedono delle... Cioè, la Salernitana che ha la salvezza in mano, in casa, con 30.000 spettatori, contro una squadra salva che non ha niente da dire... C'è il calcio alle volte veramente... Ma c'è il Cagliari che al momento è 0-0 a Venezia, quindi al momento salva la Salernitana. Sì, se il Cagliari però vince, come penso... Perché... ma anche tutti noi pensavamo che la Salernitana potesse vincere. Ma adesso il Cagliari se non vince si deve suicidare. Andiamoci a vedere il servizio allora, che ci riassume la vittoria dell'Aquila 2-0 all'Adriatico contro il Giulianova. Ultimo atto del torneo di eccellenza regionale, palcoscenico di prestigio per due sodalizi di altrettanto blasone che vogliono onorare al meglio la spettacolare tifoseria che ha dato l'incredibile ad una gara di playoff di raro spessore in termini di affluenza di pubblico. Con le immagini dei nostri tecnici andiamo a seguire le fasi determinanti della contesa, prima frazione di gara di chiara marca rosso-blu, la determinazione della squadra di Lorè si materializza già al quarto dopo che D'Ercole aveva spedito un avviso a Boccanera. Angolo, palla che perviene sotto misura, Shiba che spalleggia fra due difensori giallorossi e riesce a colpire nell'angolo basso, 1-0. Giulianova che subisce lo shock, l'Aquila che soffoca sul nascere i tentativi giallorossi in affanno di costruzione, Tempestilli imbeccato da Brunetti prova il raddoppio, fermato solo dal miracolo di Boccanera che con la mano spinge la sfera sul legno traverso. Al 39esimo azione in area giallorossa, contatto tra Peic e Cerasi per Cavaccini e calcio di rigore fra le proteste feroci dei giocatori giallorossi dopo che pare Shiba avesse trattenuto Boccanera per la maglia. Massetti dagli 11 metri intuisce Boccanera, ma la palla è in rete, 2-0. Due minuti dopo l'Aquila ha le possibilità di stanare la gara, ma Di Ruocco si divora il 3-0. Il Giulianova invece si fa vivo in pratica solo sul finire di tempo con il tentativo di La Barba che viene fermato con inutile eccesso di pena da parte di De Chirico. Fine di tempo e ripresa che si segnala con una occasione per parte tra il sesto e il settimo minuti. Persiani prova a farsi vivo, al quale replica Moretti che a campo può andare alla battuta solitaria ma non inquadra lo specchio. Giulianova vicino al gol al decimo minuto, la pennellata di Barbarossa a testa di Persiani che anticipa il proprio giocatore Sciarretta che forse avrebbe potuto colpire meglio, ma rimane il pericolo per i rossoblù. L'Aquila fiuta il pericolo e prova a replicare al minuto 17.
giocata esemplare di Scognamiglio che taglia in verticale per Ciba che può attaccare la porta di Boccanera. L'impressione è che poteva fare sicuramente meglio. Serie di cambi nel Giulianova che appare più manovriero, al quale fa da contraltare l'innesto in mediana di Di Norcia che va a rafforzare in pratica la forza di contrasto rosso-blu spostando Massetti in avanti. E di fatto così l'una e l'altra squadra si annullano, rendendo inoperosi il portiere, e non accade più nulla di rilevante sino al termine dei 90 più 5 di recupero. L'Aquila fa suo il match e avoca a sé il diritto di proseguire il sogno e la rincorsa alla D nel torneo nazionale. Al Giulianova l'onore di un torneo straordinario nel ruolo outsider di assoluto protagonista. Commenti rivedendo le immagini, Tuosto e Valeriani. Bella partita, bel pubblico, pathos ovviamente, sembrava, ho perso forse 25-30, già sono brutto di mio, dopo questa partita sembro più anziano, però diciamo alla fine grande gioia. Valeriani invece riguardando le immagini? Ah, confermo, un palcoscenico importante per due società importanti, da non dimenticare che l'Aquila oltre a questa finale playoff ha conquistato anche la Coppa Italia, perché spesso e volentieri ci si dimentica dei trofei secondari, se così li possiamo chiamare, però quella è stata una partita importante, vera, tra l'altro vinta a Giulianova. E ora però bisogna fare, lo dico al direttore, ma lo dico e l'ho scritto poco fa anche al direttore sportivo Cicchi, bisogna fare il passo più importante, no? Che è quello di non rendere vana questa prestazione, quella odierna, ed andare a prendersi qualcosa di più importante, senza poi stare a pensare ad eventuali ripescaggi o ad altre situazioni del genere. A me piacciono le vittorie sul campo e credo che ci siano tutte le carte in regola per andarsi a prendere questa promozione. L'unica cosa che a me dispiace, l'Avezzano è stata la squadra più regolare e più forte nel campionato, l'Aquila ha dimostrato stasera di avere secondo me la rosa più forte, l'unica cosa che mi dispiace è nessun riconoscimento al Giulianova, che invece sotto l'aspetto del gioco in questa stagione ha fatto vedere tante belle cose, però il risultato più importante l'ha raggiunto. È scoppiato di nuovo l'amore tra la proprietà giugliese, capitanata da Mucciconi, ed il pubblico del Fadini, perché davvero si sono viste delle scene molto, molto, molto belle. Forse e quindi, questo è l'unico rammarico che ha avuto il Giulianova, no? In questa occasione che abbiamo visto. Sì, il colpo di testa di Persiani da buttare in porta assolutamente, si poteva riaprire la gara, però sinceramente nel computo generale l'Aquila, non voglio dire dominato il match, però poco ci manca. Anche perché ha avuto tante occasioni, ecco questa di Sciba, sì, ad esempio, che si è divorato il gol del 3-0. In chiusura poi andiamo in pausa pubblicitaria a Lorenzo Valeriani e a Giulio Ciccone, facciamo una piccola sorpresa. Io vedo che hai qualcosa tatuato sul braccio, ci va molto simile Lorenzo, ci va molto vicino la sorpresa che ti voglio fare. Va bene, ok. Aiutateci a conoscere la squadra sarda con cui giocherà l'Aquila, so che è una domanda da mille. Onestamente in questo momento non ne abbiamo idea, noi abbiamo... Conosciamo la popolazione del posto. Insomma, che sono 2500 persone. In cui 2000 vanno allo stadio. Speriamo di no, speriamo di no. Forse quello. Non abbiamo grosse referenze su questa squadra, ne avevamo più sull'Ossese, perché abbiamo visto un po' di filmati, esatto, per la Coppa Italia Nazionale, quindi avevamo più indicazioni sull'Ossese, che era tra parentesi favorita sia perché era piazzata, sì, meglio in campionato, addirittura non avrebbero dovuto fare neanche i playoff, poi c'è stato un interpello e hanno fatto i playoff, e quindi a sorpresa abbiamo questa, diciamo, questa nuova società, quindi in questo momento onestamente non vi sappiamo e non vi so rispondere su qual è il nostro avversario. Certo, una partita andata e ritorno, secondo me però prima in apertura di trasmissione ho detto che bisognerà studiare anche l'avversario, invece secondo me in questo caso col passare dei minuti ho un po' cambiato idea, secondo me l'Aquila deve pensare all'Aquila. Ma mi basta. Dici una cosa Lorenzo, almeno le date, domenica prossima si giocherà in Sardegna, il ritorno? Ritorno immediatamente dopo una settimana, e dopo una settimana speriamo per l'Aquila l'altro impegno con la Liguria, è già stata scelta la squadra della regione Ligure, mentre ci sarà l'incrocio con la squadra piemontese, sì, credo, e
è appunto la squadra della Liguria, quindi una squadra ligure e una squadra piemontese nell'altra semifinale, diciamo così. Quindi il percorso è l'Aquila contro questa squadra sarda che non conosciamo dal punto di vista tecnico, contro la vincente tra squadra ligure e squadra piemontese. Perfetto. Il 12 giugno finisce tutto. 12 giugno è un po' presto. No, ci sarà, si ripartirà immediatamente. Non c'è sosta, ogni domenica si gioca. Appunto, è un po' presto il 12 giugno. Allora forse il 19 giugno. Allora il 19. Il 19 giugno, perché il 29 maggio è l'andata, il 5 giugno è il ritorno, 12 giugno non 12-19, esatto, 12 l'andata. Per 19 tutto. Giugno ragione, è la nuova gara della formazione. Qui c'è stato un po' di tensione, Tuosto, alla fine? Scorie, diciamo, della partita. Nulla di che. Lorenzo, l'ultima, poi andiamo in pubblicità. Secondo te come verranno sostituiti Page e Carbonelli? Tua idea? Ma non lo so, sotto questo punto di vista confermo la mia idea. L'Aquila deve pensare all'Aquila, c'è il tempo ovviamente di... No, ma al di là di questo, come praticamente, che cosa si può fare? Ma guarda, a me sinceramente, io lascerei quasi tutti al loro posto, però l'idea di Norcia ad esempio io lo considererei un titolare fisso per sopperire a queste assenze. E uno, l'altro? Non lo so, guarda, Di Matteo io, come sta? Non mi va sono di... tutti in grande forma, sia mentale che fisica in questo momento, ecco perché dico, come dicevo prima, sceglierà... L'Orecchia ha dimostrato di riuscire a trovare persone giuste nei ruoli giusti. Ripeto, Carbonelli è una sua invenzione, nessuno avrebbe mai pensato che potesse giocare play Carbonelli, che nella sua storia, anche nel campionato vinto con l'Avellino, tutto ha fatto tranne che il play. Quindi massima fiducia in Lore, perché se l'è presa tutta, cioè, ripeto, quanti di noi, non di voi, avrebbero puntato dopo il nostro girone di andata su questo girone di ritorno con Lore con Dottiero. Io ricordo le facce della società aquilana dopo lo 0-3 a Città Sant'Angelo, l'1-3 adesso non ricordo. 1-3. L'1-3. E lì sembrava tutto finito, tutto spento. Invece poi il risveglio con la finale conquistata da De Feudis, poi quel cambio che poteva generare ancora. Allora io vi dico che, diciamo, come è partito società, tutto da lì, il direttore? Momento più basso in maniera umorale è stato quello. È stato quando De Feudis ci ha lasciato. Sì. Ci ha lasciato per motivi personali, per motivi familiari. Però noi con De Feudis pensavamo di aver trovato più o meno una quadra e un buon allenatore. Abbiamo scelto e abbiamo fortemente voluto Lore dopo De Feudis, però non vi nascondo che eravamo comunque, diciamo, scossi. Abbiamo cambiato più noi allenatori che Zamparini nel suo, diciamo, miglior momento. Perché interrompo il direttore, 3 allenatori per una squadra che è arrivata terza in campionato e aveva vinto la Coppa Italia regionale. Lore ha fatto 32 punti in 15 partite. Quindi siamo la miglior difesa, il miglior attacco e la squadra che ha fatto più punti nel girone di ritorno. E quindi è anche giusto che adesso l'Aquila si vada a giocare le sue chance. Siamo in pausa pubblicitaria per una sorpresa per Giulio Ciccone e per Lorenzo Valeriani. Prima però devo mandare un messaggio del fisioterapista noto in tutto Abruzzo e non solo, che lavora sempre con grandi campioni, che è Tonino Salvi, che ha detto che Gabriele De Bari è troppo cattivo con Giulio Ciccone e che Valentino Sciotti non deve parlare di calcio perché non ne ha le competenze. Volete rispondere a Tonino Salvi? Per me ha detto una cosa giusta. Per me ha detto una cosa sbagliata. Va bene, pausa pubblicitaria. Non mi riferivo a me stesso, scusa. Pubblicità. Eccoci, allora, noi siamo quasi in chiusura, chiaramente domenica sportiva un po' più corta del solito perché sono finiti tutti i campionati, no Gabriele? Sì, sono finiti i campionati. Vuoi parlare di calcio, vuoi parlare di Pescara? No, oggi è stata una bella giornata per noi tifosi del Milan, che dopo 11 anni siamo tornati a gioire per un campionato vinto, insomma, ecco. Complimenti. No, grazie, non pensavo di vincere. La Roma anche è andata in Europa League, contento. Sì. Lorenzo Valeriani. Sì, è andata in Europa League, è arrivata sesta, quindi è andata in Europa League. Oggi, se vuoi farci anche un aggiornamento, Lorenzo, sulle altre partite dei play-off di oggi in Abruzzo. Sì, allora, parliamo di promozione ovviamente. Sì. Il Montorio 88, pareggiando 2-2 col San Gregorio, accede al triangolare finale insieme all'Ortona, che ha
pareggiato con lo stesso punteggio contro il Miglianico, ad attendere le due squadre c'era il Fontanelle che in virtù del regolamento con una distanza di punti in classifica abissale è approdata direttamente in finale. Quindi ci sarà un'ulteriore squadra che dalla promozione salirà in eccellenza, una di queste tre andrà a fare compagnia a Sulmona, Fossa Cesia e Sant'Egidiese. Poi c'è stato il turno purtroppo negativo per il Castelnuovo che dovrà disputare i play-out con il Vasto Girardi e in tanti sperano in una salvezza perché altrimenti anche dall'eccellenza si genererà un'ulteriore retrocessione. Insomma, allora noi siamo in chiusura, avevo detto di una sorpresa, non so se la sorpresa è per Giulio Ciccone o per Lorenzo Valeriani. Io dico Giulio Ciccone, visto che l'ho preparata io la sorpresa, però anche Lorenzo Valeriani credo che sia abbastanza contento. Abbiamo avuto il timing giusto, Valentino, perché questo video è stato mandato a Giulio Ciccone l'altro ieri sera. Guarda, guarda anche tu, Gabriele. Ciao bello. Devi vincere tappi al giro. Certo, mica solo una. Mi raccomando, È stato bravo Totti. Ha detto a Giulio che doveva vincere le tappe, gliel'ha detto l'altro ieri. Non hai detto vince il giro, però. Mi ha detto vince le tappe. Vince le tappe. Eh sì, quello che lui può fare. Beh, ma se no possiamo prendere 300.000 ciclisti, vediamo quanti le vincono le tappe come le vinte Giulio. Ecco. Dai, dimmelo tu. Non, io vi ho detto e vi ripeto, chi ragiona come te fa il male di Ciccone. E te lo ripeto anche adesso. Ma io posso pensare il contrario. Sì, ma e sono felice che Valentino la pensi come me. Ci Sciocchi la pensa il come tempo, me. Il tempo... E già mi ha dato ragione, mi continuerà a dare ragione in Sciotti futuro. Sciotti la pensa come me o come Gabriele Del Valle? Io parlo del tempo, fra un anno, due, tre. Sì. Adesso possiamo dire quello che vogliamo, ognuno può avere torto, ognuno può avere ragione. Sai che non ci capisco nulla di ciclismo, ma c'è stato un corridore che ha vinto un giro importante senza mai vincere una tappa? Sì, credo ma non da 22, 62, 63. Ecco, perfetto. Visto, che è una memoria storica. Però, non so se è una cosa rara o che accade spesso. No, Michele Indurain lo faceva anche. Beh, ha vinto Indurain. Sì, ha vinto. Però forse nelle cronometro vinceva la tappa, forse. Sì, però ci sono grandi corridori che non hanno vinto tappe, hanno vinto la classifica. La pensa come me o come Gabriele De Bari, Valentino? La pensa come te, ma io dico... Diamo tempo al tempo. Me lo fai tempo dire da Gabriele? Me l'ha detto prima. E me lo voglio far risentire, siamo in chiusura. Pensi come me o come Gabriele De Bari? Assolutamente come te, anche perché sono tifoso, quindi è ovvio che io ci credo e ci spero. Ospitata dai. Garantita la ospitata garantita. Ci vediamo martedì a Salò, Valentino. Assolutamente. Ci vediamo a Salò, tra l'altro Salò. Vedi la Feralpi Salò, hai visto? Sì. Ha battuto anche la Reggiana e quindi ci vedremo sia la partita di calcio con il Padova di Oddo, sì, con il Palermo, perché poi c'è l'altro derby, quello tra Oddo e Vivarini. Rischiato, Sì, sì, con la Juventus, vedi. Poi ci sarà il derby tra Vivarini e Oddo. Io penso che la finale sia Vivarini e Oddo, due abruzzesi. No, già sono in semifinale. Giusto, cioè, semifinale. Vedi, non sei attento. No, non sei attento, è un calcio minore, non sempre. No, non continuare, Gabriele, dai, calcio su, minore, su, dai, per favore. Ferrari Pisagò, vuoi far conoscere la Ferrari Pisagò? Mica sono un'enciclopedia. Si sta giocando la Serie B. Sì, è la prima volta che sentiamo parlare della Ferrari Pisagò. Giocando anche bene. Giocando bene. Valentino Sciotti, ci vediamo martedì, seguiremo insieme il giro, grazie, complimenti in bocca al lupo a Gianni Posto, grazie a voi. Perché la vera stagione dell'Aquila inizia adesso. Beh sì, noi dobbiamo arrivarci nella Serie D, l'obiettivo di inizio stagione è non molliamo niente, non molliamo un centimetro. Grazie per il supporto a Lorenzo Valeriani. Sempre, grazie di cuore. Se vuoi era per te il video. No, ma io il selfie l'ho fatto, poi insomma, tu hai visto il tatuaggio, sì. L'altro braccio l'ho lasciato libero, poi vediamo la settimana prossima cosa succede. La foto tua con Totti? No, ho un pensiero, però... Guarda che se è il pensiero che sto pensando, Gabriele non sa neanche che coppa è. Vabbè, però... La Roma gioca... Non mi dite che festeggiate se vincete la Coppa dell'Albania, no? Ma io festeggio anche le vittorie nel derby, quindi figurati. Vabbè, il derby va, figurati, il derby se non festeggio, figurati se non festeggio, dai, la cosa. Poi ripeto, io sono abituato a. Questa sera a Gabriele De Bari gli concediamo tutto, tranne i giudizi su Giulio Ciccone, perché sono oggettivamente sbagliati. Complimenti per lo scudetto, Gabriele. Grazie, grazie. Grazie a Valentino Sciotti, grazie a Gianni Tuosto, grazie. Per voi, mercoledì, dai. Grazie. Grazie a Lorenzo, grazie, Valeriani, grazie ad Andrea Berardinelli, grazie alla regia preziosa e precisa e puntuale di Dino D'Angelo. Noi ci vediamo domenica prossima. Buonanotte.